pubblico e privato al servizio dei diversamente abili. È il progetto che mette in atto l'Istituto De Filippis Prestia, culminato con un momento di incontro che ha visto a confronto alcuni esperti. L'obiettivo principale è quello di dimostrare concretamente come sia possibile l'inclusione dei ragazzi con disabilità attraverso il coinvolgimento della popolazione studentesca, potendo così maturare la consapevolezza di sé, l'autostima e la motivazione. Grazie ad un rapporto diretto con la Confartigianato, infatti, auspice il referente di sostegno dell'Istituto, Nicola Raffaele, è possibile dare attuazione concreta. Infatti, le attività proposte convergono verso un lavoro che si attua tramite attività laboratoriali che offrono l'occasione di creare atti che arricchiscono le competenze tecniche e manuali degli allievi. L'interessante dibattito con gli esperti, presente anche il Vescovo della Diocesi, Monsignor Attilio Nostro, ha vissuto i suoi momenti più incisivi con la sfilata di moda realizzata a cura dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy e la presentazione dei prodotti artigianali e laboratoriali. Per l'occasione è stata consegnata al Vescovo una statuetta a tema natalizio realizzata da Confartigianato, mentre agli altri ospiti sono stati offerti gadget realizzati dagli allievi dell'Istituto De Filippis Prestia. Momenti come questi sono occasione di riflessione ma anche di dimostrazione delle potenzialità dei ragazzi. Sì, infatti noi per i ragazzi siamo sempre pronti all'integrazione, appunto al tema che c'è stato oggi nel progetto che abbiamo sviluppato oggi, momenti di incontro per l'integrazione. Ciò l'abbiamo visto con tutti i lavori artigianali che loro hanno fatto. Noi facciamo il possibile, abbiamo fatto pure convenzioni con gli artigiani, con il mondo artigianale. Io, essendo pure nella doppia veste come segretario della Confartigianato di Vibo, oltre che come decente referente del sostegno, noi ce la mettiamo tutta grazie anche alla collaborazione delle istituzioni, della Chiesa. Infatti abbiamo visto con la presenza pure del Monsignore, del Vescovo, del Dottore Barbieri, che è garante pure al Comune per i disabili, del sociologo e giornalista Dottore Maurizio Buonanno. Noi questo, diciamo, è un continuo cammino, un percorso che facciamo sempre per questi ragazzi, per l'integrazione e affinché pure possano entrare nel mondo del lavoro.